Ok, ragazzi, siamo appena. Ho sentito appena il suono della nave. Cioè, ho appena sentito il suono della nave. Ragazzi, abbiamo appena lasciato Kirika. Siamo partiti che Lu per Luca. Stavo ancora confondendo le consonanti. Le stavo scambiando. E vabbè, siamo riusciti a fare il tiro jet sulla nave, che è un minigiochino dove praticamente dovevamo praticamente metterti su cercare di rifare il tiro jet, che è il tiro di suo padre, che diceva di saper fare solo lui. Bisognava un minigioco in cui bisognava scacciare i brutti pensieri, insomma, cose. Vedi che l'ha visto tutti e vedi che fa guacca quando l'ho visto. Lo sapevo che avevi del potenziale o cose del genere. E adesso è più determinato che mai a voler vincere il torneo. Io adesso, dopo che abbiamo vinto, poiché dovremmo giocare nella partita di Blitzball, dopo che sono riuscito a fare questo tiro, che la prima volta non ero riuscito a farlo, questa voglio assolutamente vincere anche le partite di Blitzball che sale nel gioco, ma che io voglio assolutamente vincere. Quindi adesso andiamo, quindi anche il mio motto è vittoria, come dice Tidus. È partito il filmato fico. Ah, quello è lo stadio del Blitzball. Signore e signori, è il giorno tanto atteso. Arriva le navi con i giocatori! Alla banchia numero 2! Da Kirika arrivo lì! Kirika Beasts! Ah, ce l'ho in mente la musica di Luca, l'ho già sentita! Penso che l'abbiano ripresa anche in World of Final Fantasy! Sì, quest'anno vorranno vincere a tutti i costi. Sarà un torneo eccitante. Continua a leggere anche se si legge, però, ok? Siamo noi! Porca vacca, che brutta reputazione che abbiamo, ragazzi. Se ti lo sei incazzatissimo. Dai, bravi ragazzi, che siete venuti. Ma pff. Ai, bastardi. E siccome sono quelli. Ecco, potenza, velocità e coordinazione, perché sono i più forti, fanno tutti i fighi e sono i più antipatici. Una squadra di prima classe, oggi di nuovo a casa. Sono i favoriti come al solito, mi sa. Ecco, appunto. Una sconfitta impensabile, staremo a vedere. E noi siamo lì all'angolo. Adesso arriva lui. La scena cringe ci sta proprio. Ma che diavolo fai? Però ci hanno notato tutti. E eravamo in onda sulla sfera. Davvero? Il Gran Maestro Mickey è qui. Di già? Che succede? Ah, Maika si legge. Io ho sempre detto Mika, ovviamente. È la guida del popolo di Spia.
Viene da Bevel. Si celebra il suo 50° anno di servizio. Non dovrebbe essere in pensione a quest'ora, infatti. Probabilmente è carica vita. Andiamo a salutarlo, sì, andiamo a salutare Maika. Parliamo qui con la gente prima, però, perché io parlo con tutti. Da qua si va avanti, ok. Se non mi ricordo bene la mappa di Luca, vediamo se... Anche quest'anno vicino ai Gors. Secondo me nemmeno i Kirika Beats sono male. I B6 Darox, vincere? Stai scherzando? Quanto mi stanno antipatici questi che se la tirano. Il Gran Maestro Mike è alla guida di spia da 50 anni. Ok, non dice altro, parliamo sempre due volte perché qui il Maestro Mike è ormai anziano, non si mostra spesso in pubblico. Ci credo, anziano. Quando torno al villaggio dirò a tutti che ho visto il Maestro Maika. Entrate in passaggio per lo stadio, hanno appena aperto gli ingressi, c'è molta ressa. Va bene. Finalmente siamo arrivati, il viaggio sulla Lichia è stato terribile. Persone famose arrivano tutte a spia, il torneo davvero è tutt'altra cosa. Ok, salviamo. Che vuoi che non ci perdiamo la buffonata di Tidus prima con megafono? Vediamo, è già qua? No, non è qua. È un'altra area. Ok, penso che sia qua. Vedo un corridoio tipo tra virgolette coi fuochi. Ciao raga, voglio vedere anch'io però. Non vedo niente. Attenzione. Cos'è quello? Ah, sono... Il trio d'orchestra. È un guado, vero? E non è, quindi non è Maika questo. Vabbè, lo sapevo già. Salve! Dai, fai che te la reverenza, Tidus, cosa fai? Ah, eccolo qui, Maika. Alzatevi, Simon, e anche voi. Vi presento il figlio del maestro Giscal Guado, ora nell'oltremondo. Chiaro. I am Seymour Guado. I am honored to receive the title of Maester. In life, my father Mio padre Giscal lavorò per worked to l'amicizia tra foster Guado e gli friendship umani. between man and Guado. I vow Continuerò to il carry on suo his legacy operato and e to fulfill my adempierò i miei duties as doveri. Maester to the best of my abilities. Chiaro, non ho ancora ben capito cosa abbiano di diverso i Guado dagli Bow your umani. head. Inchinati! Vabbè, ci inchiniamo. Mi inchino a lei. Non ho ben capito cosa abbia di diverso. Fantastico, ci ha guardato subito strano. Oggi dobbiamo vincere. Facciamo una riunione prima della partita. Non ho ancora ben capito cosa abbia guardo di diverso dagli umani. Non ho ben capito. Forse vivono più a lungo, tipo le Viera in Final Fantasy XII. Solo che quelli si vedevano che non erano umani perché avevano le orecchie da coniglio, quindi... Cos'hanno di diverso? I capelli? Probabilmente i capelli. Oddio, che è successo, ragazzi? Dov'è Wakka? Al sorteggio degli incontri. L'anno scorso si sono toccati i Gors. E anche quello prima, e quello prima... Cioè, praticamente ci volevano buttare fuori subito. In pratica volevano... Dici che siamo contro i Kirika, che ne so.
We're playing the Albed Sykes first. No, con gli Albed Sykes. We're in the finals. That's right. We got seeded. Two wins and we're the champions. First things first. Let's go over the basics. Prima cosa, ripassiamo il regolamento. Ok, allora vediamo un po' se ci devono spiegare i comandi del Blitzball. Allora, vediamo. Subito verso che questo episodio passeremo solo a guardare come si fa a giocare. La squadra è composta da 6 giocatori. Questi sono questo è il tutorial dei movimenti. La mappa d'orientamento a destra mostra la loro posizione in campo. In questo caso non è presente la squadra avversaria, che quindi la nostra porta è quella da... Ora Tidus ha la palla. Perciò appare sulla mappa cerchiato. Possiamo spostarci? Vorrei spostarmi io, sinceramente. Esatto, ci sono gli HP che più ci muoviamo più scendono. Si sta muovendo. Comunque si sta muovendo loro. Si sta muovendo loro. Così appare il giocatore quando sono in movimento. Generalmente si muovono automaticamente, non c'è bisogno di usare i tasti direzionali. È così avere però tenere sempre d'occhio la loro posizione nella mappa d'orientamento. Io ricordo che si può impostare, cambiare i comandi e mettere i comandi manuali. Ricordo che è così che ho vinto. La porta avversaria è un triangolo capovolta e tra un cerchio rosso. È visualizzato sempre nella parte sinistra della mappa, ok. Riprendiamo a muoverci e cercavo di ricordare l'ubicazione delle porte. Ma dopo il problema sarà che ci saranno ovviamente i giocatori a rompere le palle. Proviamo a spostare i giocatori manualmente. Oh, grazie. Premi triangolo. Manuale A. Oh, grazie. In modo automatico... In modo che come nuotava quello... Si fanno... Perché si bucano? In modo automatico è disattivato. Muovi i giocatori in modo manuale con le freccette usando la levetta sinistra. Levetta sinistra tutta la vita. Ah, aspettate! Gli HP per se vi ricordare cosa sono. Sono tipo... la difesa, tipo, che ne so, che se ci beccano ci tolgono già la palla. Poi con quadrato potevo tirare, ricordo, la palla. No, adesso non la posso, ok, vabbè. Adesso non posso cambiare. Comunque siamo sott'acqua, non l'avreste mai detto. Tutti gli altri giocatori si muovono automaticamente a seconda dell'andamento del gioco. Va bene, io mi muovo invece per conto mio. L'inquadratura cambia velocemente ed è difficile tenere sotto controllo la situazione. Si consiglia di usare questo modo una volta fatto un po' di pratica. Premi di nuovo il triangolo. È stato riattivato in modo automatico. Esercitati un po' a passare da modo automatico a quello manuale. Ok, allora aspetta. Voglio vedere se riesco a capire subito la... Il problema è che io vado ad... Ok. Io devo guardare la mappa giù così non mi perdo. Nel modo manuale A, le direzioni della mappa d'orientamento, qui ci do con quelle dei tasti direzionali, ecco, quindi se la telecamera mi confonde, io guardo la mappa in basso a destra, che se vedete, se io muovo la levetta su, vado in alto, se vado a destra, vado a destra, giù, sinistra, cioè, e quindi anche se la telecamera magari mi confonde, però io quindi devo guardare la mappa in basso a destra, così mi oriento. Cioè, quindi io mi oriento guardando la mappa, sostanzialmente. Quindi, se vuoi dirigerti verso la porta avversaria, premi freccetta sinistra, invece premi la tua... Se verso l'altro, vai verso destra. Esiste anche il modo manuale B, che ha direzioni diverse, ma finché non sia abbastanza pratico, meglio usare il modo automatico, infatti. Io sarei per il modo manuale A. Il modo manuale si usa solo in attacco, in difesa, cioè quando l'avversario è in possesso del pallone, si usa in modo automatico. Va bene. La mappa d'orientamento visualizza la posizione dei giocatori e delle porte. Con triangolo si cambia il modo di movimento. In difesa si usa sempre in modo automatico. Ora andiamo a vedere i comandi d'azione. Affinché un giocatore possa scegliere un'azione, bisogna aprire la finestra di comandi d'azione. Per aprirlo usa quadrato. Il quadrato. Quando la finestra è sullo schermo, il gioco si ferma. Perciò puoi scegliere con cambio il comando. Quindi possiamo passare, tirare o continuare. Se io faccio tira, che sono qui davanti. Questo comando lo vediamo dopo selezionare con... Ma porca vacca! Il giocatore può scegliere fra passa, tira, continua. Continua il comando per la selezionata, in realtà serve soltanto rimettersi in movimento. I comandi più importanti sono quindi passa e tira. Quadrato per la finestra di comandi d'azione. Esistono tre comandi, continua a rimettere in movimento. Ok, sì. Passaggi. Vabbè, passaggi. Vediamo come si effettua un passaggio. Prendiamo un quadrato.
Passiamo la palla e posso selezionare la gente. Io guardo la mappa in basso, ovviamente. Scegli chi passare la palla. Qui in alto a destra sono i parametri dei compagni di squadra. Quindi vediamo tipo che Bozza 85 HP, Jash 75, Letto 80. Dato, io tipo la passo a Dat. Tidus passa. E poi bisogna stare attenti perché potrebbero esserci in mezzo quelli che ho per i coglioni. Dat riceve. È passata la palla a Dat. L'esito dei passaggi dipende in linea generale dai parametri dei giocatori. Ok. Osserva i PS, 10 indica la capacità di passaggio di Dart. Ora apri la finestra con Madico, qua dovrebbe passare la palla a Tidus. Passa e la ridiamo a Tidus, che ha 10 PS anche lui. Che più è alto, più va lontano la palla, ricordi. Il parametro PS si è abbassato. Il valore diminuisce in base alla distanza, più lungo il passaggio più punti si consumano, eccolo, appena detto. Il passaggio fallisce se PS arriva a 0, prima che il compagno riceva la palla, ok. Chiaro, quindi devo tenere d'occhio. Qui Tidus ha una capacità di passaggio bassa, PS è 3. Passa la palla con quadrato, serve PS che è 3. Passiamo la palla a... è che è lontanissimo, eh sì, vabbè. In teoria quando il tiro fallisce... La prende qualcun altro la palla. Tiro spassa. E la palla. Ecco. Dart non riceve. La prende qualcun altro. Il passaggio fallisce. La palla persa è recuperata dall'avversario. Più alto è PS, più lungo sarà il passaggio realizzabile. Perciò i giocatori con PS basso non solo sono abili nei passaggi, ma sbagliandoli danno agli avversari la possibilità di recuperare la palla. Quindi meglio non far passaggi. Io solo per. Vado dritta alla porta e faccio gol. PS indica la capacità di passaggio, PS diminuisce in base alla distanza, se PS è 0 passaggio difficile, ok, gli assunti manco i libri di scuola, ok, ma è il momento dei tiri, finalmente vediamo i tiri. Vediamo questo effetto dei tiri, se il sistema funziona come per i passaggi, proviamo. TR indica la potenza di tiro, se il parametro che è 10, ok, quindi anche qua se il tiro, immagino, arriva a 0, l'indicatore prima dell'arrivare alla porta, il tiro fallisce. Come per il passaggio, che il parametro si abbassa in base alla distanza percorsa, quando la palla arriva alla porta, se è a 0, TR, il tiro fallisce. Se è anche solo a 1, è gol. La differenza sostanziale con il passaggio è che c'è un portiere che cercherà di parare il tiro di Tidus. Però fa un tiro, apre la finestra, compare. Seleziona TIA e noi tiriamo. Seleziona TIA sotto i propri parametri, appaiono quelli del portiere della squadra avversaria. Gli status appaiono in blu per i membri della propria squadra e in rosso per gli avversari. PA indica la capacità di parata del portiere. In questo caso il PA di Laudia è 8. Ora effettuiamo un tiro, vediamo. Scommettiamo che quando scende sotto il PA dell'avversario, questa la para, ecco. Fai attenzione ai tirare di Tidus. Sottraendo soltanto il valore corrispondente alla distanza arrivata a 6. A questo si sottrae il valore PA del portiere. Se ti arriva a 0 il tiro non va in rete. Tuttavia il valore da sottrarre non è necessariamente il PA8, ma un valore approssimativo fa 50% e 150% per la Madonna. In questo caso perché PA è 8 il valore che verrà sottratto può essere qualsiasi cifra tra 4 e 12. Vediamo al momento del tiro se ti arriva, insomma andiamo a culo appunto. L'Audi appara. È arrivato a 0, niente. Tira a 0, perciò tira fallito, va cagare. Ora invece in modo manuale, avvicinati la porta e tira, vediamo un tiro che va a segno. Ecco, infatti io per vi avvicino, fa. Ok, guardo la mappa, guardo la mappa. Ok, tira, ho 15 di tiere, quindi vinco. Ah, gol! Tira 11, perciò tira è andato a segno. Farò sempre così, vado avvicino alla porta e faccio gol. TR indica la potenza di tiro, TR diminuisce in base alla distanza della porta, vabbè, sei riassunti di salto. Consumo di HP, vediamo gli HP adesso. I giocatori consumano HP del Blitz possono diversi da quelli in battaglia, anche senza si può continuare a giocare. Potremmo definire l'energia d'azione dei giocatori. Chi possiede la palla produce energia e quindi consuma HP, sempre la palla avvelenata. Supponiamo che Tidus cominci a muoversi e possiede 100 HP. Dai, vedi che piano piano la cosa si abbassa. Visto come diminuiscono? Ora vediamo come si consumano HP con lo stesso effetto d'azione, come per esempio di un passaggio. Vabbè, vabbè, quadrato! Fatelo da soli! Sì, vabbè, fallo. Seleziona TIA per effettuare un tiro, si consumano 10 HP.
Effettivamente io si consumo 10 capi, guarda quante capi che sto sostenendo, 10 quelle attuali. Tiriamo e no, ho speso 10 HP. Ovviamente perdo. Gli HP da 26 sono diventati 16, ma guarda, non l'avrei mai detto, se fai 26 meno 10 esce 14. Secondo te? Così si consumano gli HP dei giocatori. E l'audio appara. Ma cosa succede se non si possiede abbastanza HP? Tipo io ritiro. Anche se le capi attuali sono meno di 10, si può comunque tirare. Tuttavia la potenza di tiro è dimezzata. Ma porca. Cioè, quindi adesso io faccio tiro e infatti sono blu, quindi non posso. Cioè, praticamente il numero del tiro fa diviso 2. Per concludere, i giocatori che non sono in possesso di palle recuperano gradualmente HP. Chi è in possesso di palla consuma HP. Vabbè, riassunto 5. Contrasting, vediamo i contrasting. Contrasting, stavo leggendo. Il contrasto si ha quando l'avversario ci viene incontro per ostacolarci. Ad ogni contrasto appare la finestra dei comandi d'azione. Davanti abbiamo un rivale che ci contrasta. Dobbiamo decidere cosa fare. Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti. Per cui adesso uno ci viene a rompere i coglioni. Vediamo cosa succede con non dribbla. Bikes non sta con la Tidus o Bixen, osserva il parametro nemico in alto a destra. Penso che. Ah! Ha più HP, quindi perdo io. Seleziona la finestra. Provo a passare la palla. Normalmente quando si passa la palla si sottrae un determinato valore di PS. Ora PS che varia a seconda della distanza. Ma in caso di contrasto, l'avversario cerca anche di intercettare la palla. BL è capacità di bloccare i passaggi del nemico. Qui BL di Bixen è 2. Ok, quindi è basso. A PS di Tidus si sottrae BL nemico. Quindi se è ancora. A PS di Tidus. Ah, quindi se. Okay, in realtà influiscono anche altri fattori. Ok. Se il risultato PS-BL è 0, l'avversario intercetterà la palla. Ok, quindi in questo caso rimane 8. Quindi scende a 8. Quindi se PS è più di 1, il nemico non riuscirà a bloccare il passaggio. Quindi. Sempre con la clausola, quando scende a 0 ti prendo la palla, se anche solo a 1 non te la prendono. Il compagno di squadra riceverà la palla, matematica. Il compagno di squadra riceverà la palla e il valore PS diminuirà chiaramente in base alla distanza. Serve PS, la passo a DAT. La passo, ecco, lei ci ha provato, che poi con quale fisica e ho lì dietro. APS è stato soltanto BL del nemico che facciamo costruzione. Cioè, in pratica, quando noi passiamo una palla o tiriamo, automaticamente si fa la sottrazione dei numeri lì in alto e siamo limitati dal. Cioè, e magari tipo anche se tiriamo il tiro può essere. Può magari non andare perché per l'appunto ci ha parato la palla. Proviamo a tirare. Vediamo il contrasto con un nemico con un'altra capacità di bloccare. Ecco, siamo fottuti se becchiamo uno subito che. Ha un'altra possibilità di bloccare. Bixen Faustus, cioè non dribbliamo e facciamo tira. È a 18. Non va bene. No, ora seleziono passo. Se io passo a Dart, vedi che mi arriva a 0 subito. Ecco. Bixen conquista la palla. A causa della sostituzione PS è arrivato a 0. E ok, va bene. Abbiamo capito cos'è. Vediamo cosa succede se ci contrastano due o più avversari. Possiamo scegliere chi abbatti, chi affrontare, penso. Ambus, avvicina. Due, Bixen, non dribbla fino a Bixen, fino a Ambus. Proviamo a non dribblare. Sei incappato in Bixen e Ambus. In alto a destra ci sono i loro parametri. Bixen è 4, Ambus è 2. Ok, la formula è arrivo. Ma perché incidono altri fattori, il risultato non sarà necessariamente 4. Se io provo a tirare. Ora seleziona la palla. Non posso tirare, porca vacca. Passiamo sempre ad altro. Lui è il mio preferito proprio. Beh, adesso fa uno. E due. E non ci arriva la palla. Ecco. La prende qualcun altro. Ha recuperato Poch, però sempre uno di noi. È stata evitata l'ostruzione, ma perché PS è arrivato a 0, il passaggio è fallito perché il destinatario riceveva la palla. Quindi siamo fortunati se ci becca uno con alto livello di ostruzione o se ci becca o due in pratica. Il passaggio è fallito perché. Ok, vabbè. Infine proviamo a tirare. Oh, finalmente posso tirare. Beh, avevo due addosso. Ecco.
non dribbla. Tiriamo. Paotia, bisogna tenere in considerazione il potere, perciò deve essere solo 3, fantastico! In questo caso si sottraggono i valori incolonnati sotto. Il risultato stabilirà l'esito del tiro e ovviamente arrivo a, inevitabilmente a 0, perché... Ecco. In contrasto il nemico tenta di ostacolare... Vabbè, niente, basta, saltiamo gli assunti, abbiamo capito. Proviamo il dribbling. Diamo un'occhiata a tutte le istruzioni, poi dopo fermiamo l'episodio con le baffite e vedere tutto. Vediamo il dribbling, che non ho mai capito come funziona. Ok, mica fa istruzioni in tre stavolta. Si contrasta attraversare, sempre peggio. Prima di effettuare un passaggio, verifica il valore PS, solita roba. Arriviamo a zero, vabbè. Si chiama allora di effettuare un dribbling, cioè di schivare i nemici usando la forza fisica. Attenzione, qui meniamo. Dribblando sarà più facile effettuare un passaggio nella zona successiva, perché ci saranno meno avversari a contrastarci. Quindi guardiamo AT, che sta per attacco vero, o al dribbling grave, e osserva il suo parametro attacco. Va bene. Fino a grave. A grave. Hai selezionato di dribblare grave senza passare la palla. Ora grave tirare in tacco, e Tidus dovrà resistere. Cosa vuol dire? La resistenza di Tidus è 11. La potenza d'attacco del tacco al nemico è 7. Ok, quindi si fa resistenza nell'attacco. Se arriva a 0 il nemico poi della palla, chiaro. Quindi se abbiamo. Vediamo che l'attacco di quello che vogliamo dribblare arriva. È più alto di noi, non prendiamo, non dribbliamo. Passiamo. Passo la palla. Minchia! Gav non ha potuto bloccarti, sei riuscito a resistere al tackle, un avversario è stato superato, ne rimangono due. Sai, i valori che ci incolonnano sotto, che in si incolonnano sotto quello di Tidus, non c'è quello di Gav perché non può bloccare il passaggio, è stato dribblato. Perciò la formula è 17-8, il che chiaramente è più probabile che ora il passaggio riesca. Certo che se si mette a giocare a Blitzball, uno che non è bravo a fare in matematica è un bel problema. Sempre dat, dai, passo sempre a dat. Attenzione, quindi fa 5. Meno 3. Scende, 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 la prende. Per poter offrire un tiro, un passaggio, preferibile dribblare, finché RS ce lo permette. Benissimo, abbiamo imparato come si dribbla. Proviamo la tecnocopia. Oh mio Dio, quanto è complicato per effettivamente giocare a Blitzball, cavolacci. Se mi ricordavo come erano i comandi avrei saltato i tutorial, ma visto che però è giusto vedere la guida per chi non capisce come funzionano i passaggi e tutto quanto, perché alla fine questo è un gioco nel gioco, è meglio vedere le istruzioni. Tecnocopia permette di fare proprio le tecniche speciali avversarie, cos'è il Draco Ken del Blitzball. Prima di cominciare la partita si consiglia di applicare marcamento all'avversario che usa delle tecniche che si vogliono copiare. In questo modo il giocatore che manca le potrà apprendere. Che manca le potrà apprendere. Ora seleziona fino a Bixen. Quando il nemico sta per usare una tecnica, per un attimo appare in alto a sinistra. Tecnocopia. Premendo allora X sarà possibile tecnocopiare la tecnica. Facciamo una prova. Tackle Cobra. Mickey mi ha avvelenato. Tackle Cobra fallita. Il giocatore che tenta di copiare la tecnica, Tidus in questo caso, potrebbe non riuscirvi. Inoltre, soltanto chi ha applicato marcamento per l'inizio della partita può tecno copiare. Ok, qui si ricorderà queste cose. Tackle Cobra consiste appunto nel marcare l'avversario dal quale si vuole apprendere una tecnica. Copiata la tecnica è possibile attivare il secondo tempo nella partita successiva. Se il proprio livello è più basso di quello del nemico, sarà difficile che la tecnocopia riesca. Com'è che si attiva il menu di battaglia con quadrato? Sì, ok, io te lo conto solo di quello, ve lo dico. Per tecnocopiare la tecnica nemica, impostare marca. Vabbè, lascio via gli assunti. Ah, stiamo arrivando alla fine. Gli HP sorreggi e si consumano muovendosi, effettuando passaggi e tiri quando non si possiede.
Si consumano muovendosi ed effettuando passaggi attivi, si recuperano quando non si possiede la palla, con HP insufficienti, i parametri di potenza di tiro e di capacità di passaggio sono dimezzati. Quindi ricordatevi che quando abbiamo la palla in mano e ci muoviamo, gli HP scendono, quando facciamo passaggi attivi diminuiscono, quando arrivano a zero, cioè, anzi, quando non bastano quando il costo degli HP è più alto rispetto agli HP che abbiamo, il tiro barra passaggio si dimezza di potenza. Ecco, abbiamo resistenza ai tacco all'avversario opposto all'attacco, passaggio, capacità di effettuare passaggi, TR il tiro, capacità di tiro, attacco, capacità di effettuare attacco, si blocco, BL. Via parata. Ok, posto, abbiamo visto tutto. stato salteati. Vediamo veleno. In status veleno si perdono velocemente HP. Quando si è in possesso di palla si consumano più HP del normale. Quando non se ne è in possesso non è possibile recuperarli. Lo status guarisce con passare del tempo. Inoltre, non si possono usare tecniche speciali. Da prima sono inabilitate quelle di tiro. Se lo status veleno peggiora con multicorpo, sono inabilitate le tecniche di tackle. E infine anche quelle di passaggio. Penso che si lega a tackle. Comunque, vediamo sonno. Sonno recuperi un corno. In status sonno si è paralizzati. Lo status guarisce col passare del tempo ricevendo la pallonata. Ragazzi. In status debolezza un parametro dimezzato, lo status guarisce col passare del tempo. Scommettiamo che anche. Ah no, ok, debolezza l'ho già visto. Abilità! Stiamo finendo. Le abilità del Blitzball si possono apprendere durante la partita effettuando tecnocopia su un avversario. Si possono ottenere come premi vincendo in Lega o in Coppa. Le abilità che possono essere acquisite varie in base al gioco. Ah, quindi potremo tornare a giocare questo fine gioco. Al principio è possibile apprenderne soltanto di una certa tipologia. Tuttavia esistono tre abilità chiave a prendere, dove aumenta la varietà di abilità che. La varietà di abilità, ok, ho detto giusto, che il Blitz può acquisire. Anche le abilità chiave variano a seconda del giocatore. Ogni volta che se ne prende una, aumenta la varietà di abilità ottenibili. Detto di gioco, nella Lega si disputano in totale 10 partite. Vince la squadra che ha il punteggio più alto, con una vittoria 7 gol, 3 punti, col pareggio 1, si può abbandonare la partita, ma soltanto se la squadra sta perdendo, premendo triangolo. La Coppa Lievo è un torneo di eliminazione diretta, vince la squadra che consegue 2-3 vittorie consecutive, in caso di pareggio si giocano i tempi supplementari. Si può abbandonare la partita, ma solo se la squadra sta perdendo, premendo triangolo. Gli incontri di esibizione sono partite di allenamento che non permettono di acquisire punti di esperienza. Permetto tuttavia di copiare l'abilità. Oddio, mi sto già andando in palla. Permetto tuttavia di copiare l'abilità. Si può abbandonare la partita in qualsiasi momento. Premendo triangolo. Oh, abbiamo finalmente finito di vedere e leggere tutti i tutorial del Blitzball. E adesso, ragazzi, fermiamo l'episodio perché sono 32 minuti. E poi nel prossimo forse riusciremo a vedere tutta sta roba in azione in una partita.